Il ruolo del team manager negli ultimi anni ha subito una trasformazione notevole. La ricerca di sempre maggiore efficienza e la necessità di innovare i processi aziendali ha comportato una trasformazione nella figura da mero tecnico che si occupa della parte informatica anche consulente aziendale all'interno dell'azienda per tutti i processi di governance dell'azienda stessa. Quindi è necessario al giorno d'oggi acquisire competenze che una volta non erano proprie del bagaglio del manager IT, in maniera tale da poter supportare l'azienda nelle scelte che deve affrontare per il mercato attuale. Sostanzialmente la sfida più grande che io vedo per un manager IT è quella di far coesistere due elementi nella propria carriera. Da una parte la necessità di consolidare e ampliare le proprie conoscenze tecniche in modo da poter essere sempre aggiornato sugli andamenti, sulle soluzioni che comunque propone il mercato e dall'altra integrare queste competenze, queste conoscenze in maniera tale da poter supportare l'azienda anche in altri settori, in altri campi. Tra l'altro non è più così raro che un manager IT debba occuparsi anche temporaneamente di altri settori dell'azienda tradizionalmente dedicati ad altre figure professionali. La scelta di partecipare al corso EMIT è stata ben ponderata e basata su vari fattori. Innanzitutto la completezza del corso, in quanto mette insieme non solo materie propriamente tecniche, quindi che già magari anche appartengono al bagaglio di un responsabile IT, ma anche altre materie che servono, come ho detto precedentemente, a completare e integrare la figura professionale e che gli consentono comunque di supportare al meglio l'azienda. Un altro fattore fondamentale per la scelta del corso è stato la qualità del corpo docente. Non si tratta infatti di un corpo docente tipicamente ed esclusivamente universitario, quindi con una formazione molto strutturata, ma anche un corpo docente che ha esperienze professionali molto importanti, che quindi riesce anche a trasmettere, a mio avviso, a chi frequenta il corso, anche quelle esperienze e quel saper implementare le soluzioni che vengono insegnate su casi concreti che possono risultare utilissime quando si affronta poi la realtà dell'operatività di un sistema informativo. Altro fattore fondamentale è inutile negarlo, è il prestigio che dà il corso. Stiamo parlando comunque di un corso erogato dalla LUISS Business School, quindi un ente riconosciuto a livello internazionale e soprattutto sui corsi executive è garanzia di qualità e, diciamo, come diciamo solitamente noi del settore, fa comunque curriculum. Infine, un altro fattore fondamentale è stata l'organizzazione del corso. Per chi già si occupa di sistemi informativi, anche con ruoli di responsabilità, è praticamente impossibile dedicare periodi lunghi ad un corso di formazione, quindi essere assente sul posto di lavoro consecutivamente per più giorni, anche se in periodi diversi dell'anno. Poter frequentare un corso che richiede la frequenza in un weekend lungo, quindi un venerdì e un sabato, consente di conciliare da una parte l'esigenza di aggiornarsi con la necessità comunque di garantire all'azienda che investe sulla risorsa la possibilità di continuità nell'erogazione dei servizi e nella gestione dei sistemi informativi. La mia esperienza come studente del corso EMIT è stata totalmente positiva e ha rispettato pienamente le mie aspettative. Frequentare un corso di questo tipo, un corso executive, inizialmente può portare a delle perplessità perché si entra comunque in un mondo universitario, in un mondo molto formalizzato. In realtà il corpo docente e anche la struttura del corso ha portato a un coinvolgimento di tutti i discenti all'interno di un gruppo veramente che poi si è formato e che ha consentito anche di rendere le lezioni molto più semplici da seguire e anche la condivisione delle esperienze molto più diffusa. La qualità del corpo docente ha consentito comunque a noi studenti di avere la possibilità di apprendere in maniera piena tutti i concetti che venivano comunque presentati. Non nego che dal punto di vista dell'impegno personale sia un corso abbastanza faticoso.
Tuttavia, le fatiche che uno ha nel dover frequentare, soprattutto un sabato, che è solitamente un giorno dedicato al riposo, un corso di formazione di questa complessità, vengono ben ripagate successivamente dalla possibilità di crescita professionale che il corso ti mette a disposizione. Aver frequentato il corso EMIT ha arricchito in maniera notevole il mio bagaglio professionale, quindi sono pienamente soddisfatto per i benefici che ho ottenuto dal corso. In particolare ho avuto la possibilità di consolidare le mie competenze tecniche IT specialistiche, anche con materie che inizialmente non conoscevo. E soprattutto ho potuto integrare la mia figura professionale con tutta quella serie di discipline che sono essenziali, a mio avviso, per chi punta a gestire in maniera efficace sistemi complessi come possono essere i sistemi informativi di un'azienda. Inoltre mi ha consentito di mettermi in contatto e di acquisire le esperienze fatte da colleghi, sia per quanto riguarda il corpo docente che per quanto riguarda gli studenti che come me hanno seguito il corso, che hanno notevolmente arricchito la mia professionalità e che mi consentiranno di affrontare le sfide future con un bagaglio personale di conoscenze molto più ampio. A mio avviso possono trarre benefici dalla partecipazione ad EMIT tutte le figure professionali coinvolte in una gestione di un sistema informativo, a qualsiasi livello. Tuttavia, devo dire che il corso è essenziale, secondo la mia opinione, per tutti coloro che puntano a gestire i sistemi informativi nel loro complesso, quindi a 360 gradi, anche con prospettive di crescita e anche con strutture molto più complesse di quelle in cui sono attualmente impegnati.